Buongiorno, mercoledì 15 marzo. Andiamo subito a vedere i giornali di oggi, cominciando dalla prima del Corriere. Voucher, un decreto antivoto. Referendum il 28 maggio. Ma il provvedimento, le misure del governo, farebbero cadere uno dei due quesiti referendari. Pene più severe per i furti in casa. E il Premier Gentiloni dice: Cambiamo le norme, non tiro a campare. Il commento, così, vince. così non vince il lavoro a proposito dei voucher. E poi andiamo in Francia, storie e volti, l'ex favorito all'Eliseo, caso Penelope Fillon, indagato, la sentenza in Europa, vietare il velo è legittimo. E poi l'economia, il piano Montepaschi di Siena verso meno aiuti e Bruxelles chiede all'Italia... Uh, Maxi Tagli, rivelazioni: il piccolo Tiago Messi che non ama il calcio, i figli dei fenomeni e la scelta di una vita normale. In sottotestata si parla di Alitalia, l'addio di Montezemolo in arrivo come manager gubitosi. Questa in sintesi, la prima del Corriere della Sera. Adesso prendiamo La Repubblica, anche qui. L'apertura sui voucher, voucher solo alle famiglie, un decreto del governo cancellerà il referendum. Fissata la data il 28 maggio, ma la legge sarà cambiata per evitare il voto dalle imprese agli artigiani. Che cosa succede adesso? E poi il divieto, ma il divieto del velo al lavoro è una risposta intollerante. La Corte dell'Unione Europea. Uh, le aziende lo possono proibire. E poi parla Graziano, torniamo in Italia, capo di Stato Maggiore, la cyber guerra è tra di noi, ora hacker nella difesa. Andiamo in Taglio Basso, le storie dell'azienda dei genitori felici, uno stipendio in più a chi fa figli, Vicenza, il bonus bebè dell'impresa Brazzale. E poi ancora nasce la Banca della Terra per i nuovi contadini under 40. Lo Stato mette in vendita 8000 ettari coltivabili. Andiamo all'interno di Repubblica. E allora il governo sui voucher, doppia mossa, ha fissato il referendum, un decreto per evitarlo il 28 maggio consultazione sui due quesiti della CGL, ma il governo vuole abrogare i bonus prima del voto. L'intenzione di Palazzo Chigi è azzerare l'utilizzo per le aziende dei voucher e limitarlo soltanto alle famiglie. Il retroscena, la virata di Renzi, il Jobs Act non c'entra, i voucher li ha messi la sinistra PD, l'ex Premier teme l'ondata dei sì e vuole pure evitare polemiche con gli alleati eh, nelle città. Lavoro spot, cosa cambia adesso? Andiamo a vedere settore per settore. In agricoltura, senza bonus nei campi, rischio di rilancio del nero. E poi per quanto riguarda eh, i lavori domestici, colf, badanti e babysitter, metà sono... Uh, senza contratti il monte voucher per servizi alla persona e domestici supera il 10% poi nel settore della ristorazione e uh, delle fiere i camerieri delle ore finte l'abuso dovrà finire nel 2015 tra commercio, hotel e ristoranti voucher per 750.000 persone e infine nell'artigianato e nell'industria per i panettoni l'alternativa degli impieghi a chiamata. Qui nel 2015 delle aziende del manifatturiere utilizzati più di 10 milioni di uh, voucher. Proseguiamo ancora da Repubblica, la politica, politica e giustizia. Lotti si vota la sfiducia, io pulito, Bersani o mente lui o Marroni. Al Senato oggi... In aula arriva la mozione del Movimento 5 Stelle contro il Ministro dello Sport, accusato dai PM di aver avvisato il vertice CONSIP dell'inchiesta su Romeo. E interviene anche Nunzia De Girolamo di Forza Italia in questa intervista. Io non indagata ma mi divisi, Luca ora lasci così la... De Girolamo e poi andiamo in taglio basso, il retroscena, per Romeo si parla di aiuti di altissimo livello e il governo decide di cambiare l'amministratore delegato di Consip. Nei verbali di Gasparri, dirigente corrotto, confermata la pista politica, Marroni chiese aiuto a Bianchi, presidente della Fondazione Open, per la carriera della compagna. Andiamo avanti ancora da Repubblica e allora il centrosinistra con le parole del Premier Gentiloni, il PD mi sostenga ma io non tirerò a campare Pisapia, io mai nella lista dei Dem. Il Premier vede i gruppi parlamentari e intanto Bersani incontra il leader di campo progressista, l'ex sindaco di Milano Pisapia, la linea condivisa no a un listone unico a sinistra. Torniamo al capo del governo che dice: Cari Dem, ci sono tensioni, siate architrave della maggioranza. E poi eh, andiamo alle parole di Gianrico. Caro figlio, l'ex parlamentare, parla lui mentre tiene in banco il caso Emiliano, mi ero iscritto al PD ma ho restituito la tessera dopo i rilievi della Corte. Un diritto dei magistrati fare politica, dice caro figlio, ma servono dei paletti eh, di ingresso. E poi dall'altra parte della doppia, Letta, attacco a Renzi, si usano i partiti per fregare i compagni. L'ex premier Letta... Un errore puntare, secondo lui, eh, sull'uomo forte. Le parole a margine della presentazione del suo nuovo libro, Venti e maree, che esce domani in libreria. Proseguendo ancora da Repubblica. La polemica a pagina 9, in ufficio con il velo, ora si può licenziare la nuova sentenza che divide l'Europa. La decisione della Corte di Giustizia risponde a due casi sollevati da Belgio e Francia e farà giurisprudenza. Non costituisce discriminazione diretta la norma interna dell'azienda che vieta qualsiasi segno religioso. Le storie di Samira e Asma e dei loro lunghi contenziosi finiti sul tavolo dei giudici Dell'Unione Europea. E su questo argomento c'è cioè collegata l'intervista con Iverna McGowan di Amnesty. C'è cioè un clima ostile verso i musulmani sempre più sotto attacco, dice. Eh, è una scelta sbagliata, alimenta discriminazioni. La decisione offre una scappatoia a chi vuole emarginare le donne. Islamiche. Proseguendo ancora da Repubblica andiamo direttamente alla cronaca a pagina 18, la giornata in Italia la baby gang che terrorizzava i quindicenni vigevano in Lombardia quattro arresti per bullismo e violenza sessuale le imprese del gruppo poi esibite come eh, trofei sui social ecco nella fotografia i bulli ripresi dai carabinieri i bulli di Uh, vigevano e poi proseguendo, uh, ancora le brevi di cronaca: Milano uccise un rapinatore orefice uh, prosciolto perché voleva soltanto difendersi. E poi andiamo a pagina 19, ancora cronaca: la setta dell'ex professore stupidi. Stupri di gruppo alle sedute spiritiche a Torino, arrestato docente di matematica in pensione, in cella anche due complici, tra le vittime una eh, minore. L'arrestato è Paolo Meraia, 69 anni, insegnante di matematica in pensione, arrestato con il suo complice Biagino Viotti, 72enne, e il fidanzato della giovane stuprata. Ritrovati in una mansarda centinaia di filmati girati durante le cerimonie. Il racconto shock, il maestro mi diceva purificati o morirai, poi ha iniziato a ricattarmi con i video. I due anni da incubo della ragazza Ancella finita nella rete, fu il mio ex a portarmi da lui, all'inizio mi fidavo, poi è stato un inferno. Chiudiamo qui Repubblica Nazionale e prendiamo... Repubblica Napoli, in apertura il piano De Magistris, candidato Premier per fermare Salvini. L'annuncio durante la diretta Facebook a Repubblica, sindaco fino al 2021, poi in campo per unire il Paese. Potrei essere l'alternativa popolare, dice De Magistris, al populismo di destra. E poi gli scioperi nel trasporto, denunciamo. Gli autisti dei bus, ultimatum della commissione di garanzia e del presidente dell'ANM. L'arte di pistoletto a Pompei è un simbolo di eh, rinascita, si parla naturalmente di eh, beni culturali. E poi la musica, i concerti, le interviste, gli scoop. Esce il film Omaggio a Pino Daniele in sala. Dal 20 marzo ci sarà un'anteprima al San Carlo, poi da quest'altra parte l'intervista con Tony Servillo che torna al cinema, un film commedia e un thriller per, uh, per lui. Andiamo all'interno di Repubblica Napoli, pagina 3 con De Magistris che studia da premier il sindaco a Repubblica Live, non è affatto inverosimile, dice... Una sfida tra me e Salvini nel 2021. E intanto, bacchetta la consigliera comunale De Maio. Quelle frasi contro il leader del Carroccio poteva risparmiarsele. L'ira per lo sciopero dei bus di eh, questi giorni. La Galleria Umberto, per preservarla, stiamo pensando di eh, chiuderla con i cancelli di notte contro le vandalizzazioni. Delle baby gang e poi per il trentennale del primo scudetto del Napoli darò la cittadinanza onoraria a Maradona e dunque De Magistris conferma una voce che già circola eh, da tempo. Intanto c'è l'inchiesta sugli scontri di sabato a Fuorigrotta, la pista dell'associazione a delinquere, la prima informativa della Digos è arrivata in Procura. Verifiche su manifestanti provenienti anche da altre regioni come Puglia e Sicilia. Lasciamo anche Repubblica Napoli e prendiamo il mattino. A Napoli lo scandalo del bus selvaggio: saranno sanzionati gli autisti? Lista dei nomi al prefetto. La commissione di garanzia dice sciopero irregolare. E poi il capo della polizia. Interviene sul caso Salvini, Gabrielli, il diritto di parola tutelato senza se e senza ma, la Digos, gli scontri sono stati organizzati, studiati a tavolino. E poi i voucher, il caso del referendum, il governo... Voto il 28 maggio ma è scontro sul decreto legge per evitare le urne. Il ministro Poletti non escluso l'election day con le amministrative, i centristi all'attacco. No al tetto per le imprese. Torino arrestato un Santone ex professore, sedute spiritiche e stupri. Vi curiamo con il sesso e poi vivevano la baby gang di quindicenni violentato dagli amici bulli. I video poi in pasto eh, nella chat. Uh, andiamo in taglio basso. Se la croce e il velo sono vietati al lavoro, la Corte europea uh, sentenzia legittimo che un'impresa proibisca i simboli religiosi. E poi il Napoli, giallo Mertens, per lui la tentazione cinese. Il rinnovo del contratto in salita. Cannavaro dalla Cina lo chiama. Lui dice: Sistem Sistemerei uh, la famiglia. E andiamo a vedere proprio. Lo sport, pagina 17, Driss, il Rebus. Mertens per ora non firma il rinnovo. Il Napoli rilancerà a Pasqua. Distanza tra l'offerta del club 2,4 milioni e la richiesta del belga 3 milioni più bonus. L'ipotesi cinese, Cannavaro lo vuole appunto in Cina, il giocatore sistemerei la famiglia eh, per sempre. Il contratto di Mertens scade nel 2018, per andare via subito il Napoli chiede tra i 25 e i 30 milioni. E poi ancora Napoli, chi invece è vicino al rinnovo è Lorenzo Insigne, Insigne è vicina la Fumata Bianca, qui per sempre imminente il vertice per il rinnovo, anche per Gulam l'accordo meno difficile dopo mesi di eh, tensioni. E poi Pavoletti che ospita l'amico Perin, cena a Marechiaro, il portiere interessa il Napoli per la prossima stagione. Poi ci sono le parole al veleno del patron della Sampdoria, Ferrero, su Reina. È un pelato simulatore e antisportivo. Il presidente Ferrero ricorda l'episodio del San Paolo quando i doriani finirono in 10 per il rosso a Silvestre dopo il fallo sul portiere. Si passò dall'1 0 per la Samp al 2 a 1 per il Napoli. Poi la prima interna del Mattino Napoli. Strisce blu stangata sui residenti, oggi in giunta l'aumento da 10 a 120 euro all'anno, più caro anche il costo del biglietto dei bus, aumento record per fronteggiare la voragine dei debiti dell'ANM, oggi appunto la decisione eh, della giunta. Il caos ANM, il caos trasporti, lo sfogo dell'autista, utenti esasperati mi hanno aggredito e poi si parla di abusivismo c'è cioè l'affitto solidale le case potranno essere assegnate ai comuni e locate a occupanti indigenti disegno di legge antiruspe in campania 70.000 immobili fuori legge De Luca dice sarà la fine di un dramma e poi la cronaca blitz della polizia a pianura, 27 arresti, la faida di pianura presa Rita Pepe era diventata la Chanel del clan pesce. Su questa notizia vediamo il servizio. Donne boss, proprio come Chanel di Gomorra con i loro compagni in carcere erano loro a comandare Rita Pepe, 28 anni, compagna del boss detenuto Pasquale Pesce aveva assunto un ruolo di comando proprio come Chanel, era lei a gestire gli affari e le casse la sua autorità, quasi come in una trasposizione nella realtà della finzione non doveva essere messa in discussione in un'occasione emerso dalle indagini, presi addirittura a schiaffi un affiliato che non l'aveva riconosciuta la sua figura emerge nella ambito delle indagini che hanno portato ad un maxi blitz la scorsa notte della squadra mobile nel quartiere di Pianura dove per anni i clan rivali Marfella Pesce e Mele si sono dati battaglia tra spari, sgarri, sfide e sangue 27 provvedimenti cautelari notificati, 7 dei quali a persone che erano ancora a piede libero, tra cui proprio la Pepe La polizia ha anche notificato un provvedimento di presentazione alla polizia giudiziaria alla seconda donna del clan ritenuta vicina a Mele. giovanissima Simona Luongo, 24 anni, il prossimo aprile. I capi clan da dietro le sbarre intanto continuavano a impartire ordini, le piazze di spaccio rappresentavano l'affare milionario, a chi le gestiva il saldo di una mensilità da pagare per poter spacciare, per poter lavorare. L'attività investigativa ha anche messo in evidenza l'enorme quantità di armi che i clan avevano a disposizione, usate nello scontro armato, sfociato tra l'altro anche nell'omicidio di Luigi Aversano avvenuto il 7 agosto del 2013, ucciso a pianura dai Marfella Pesce. Ancora dalla prima interna del mattino la lettera di Gianni Lettieri, Consiglio Teatrino, basta, mi dimetto e poi De Magistris che annuncia, mi candiderò a Premier nel 2021 contro Salvini, Camorra, archiviate tutte le accuse contro l'Eurodeputato Fulvio Martuscello. Questa è la prima interna del mattino, adesso andiamo invece a Benevento, sempre la stessa testata, sospetta meningite, scoppia la psicosi all'artistico dopo il ricovero di una studentessa, l'avvio tra qualche incertezza delle procedure di profilassi, preoccupazione tra, genitori, eh, tra i genitori e critiche alla linea dell'istituto, comunicazione inadeguata. Poi l'incidente, casa in fiamme, paura in centro. Ieri sera al Rione Ferrovia e poi si parla della città, dei servizi, sulla mensa deciderà la cassazione, la somministrazione dei pasti nelle scuole richiesta solo da pochi studenti, il verdetto sul panino libero influenzerà le scelte del comune per eh, l'anno prossimo. Parcheggiatori fuori legge, danni se non paghi e poi andiamo a vedere qui... A proposito della linea dura della regione, case abusive infitto agli indigenti. Della spalla della prima del Mattino Benevento si parla della serie B, Venuti e Lopez, spine di Baroni per la trasferta di Perugia. E poi andiamo in taglio Basso, dove troviamo Montesarchio denunciati giovani hacker in un'operazione della Polizia di Stato. E poi al Liverini, Logica e Matematica, 130 studenti in gara. Questa è la prima del mattino Benevento. E chiudiamo i giornali con la città di Salerno: Vicinanza, escluso chi non paga cancellati dai corsi di vela i figli dei genitori che non hanno versato la tassa richiesta. La dirigente difende la scelta ma in altri istituti non si richiede il contributo. Poi agromafie e salute, SOS, banane e fragole chimiche. Nel Salernitano infiltrazioni della Malavita. Nel settore alimentare, coltivazioni e conservanti fuorilegge e così l'illegalità arriva anche sulle nostre tavole. Poi la giudiziaria, il GIP Archivia, Legge Severino, De Luca Estraneo. Andiamo poi al comune, personale carente e. Eh, servizi impossibili e a Cava dei Tirreni 7000 giovani sono senza lavoro, in taglio alto ci sono i richiami al nazionale orrore a Torino, spiritismo con stupri, tre arresti e a Milano eh, la notizia che eh, è stato assolto l'uomo che uccise un rapinatore per lui eh, la legittima difesa. In taglio basso c'è lo sport, la Salernitana gomis blinda in granata e intanto l'ex Breda si prepara alla gara, l'allenatore della Virtus Sentella e dice niente regali. Granata, che saranno in campo come tutta la serie B anche a Pasquetta il 25 aprile. Abbiamo chiuso con i giornali, andiamo a vedere in questi ultimi minuti come al solito il nostro sito ottopagine.it, uh, partendo dalla sezione di Napoli. E allora l'attualità San Giorgio a Cremano, io vittima di camorra, racconto la mia storia. Agli studenti da Francesco Clemente ad Emanuela Sannino, passando per Anna Buglione, l'iniziativa eh, intitolata Pensa che puoi decidere tu, andata in scena a San Giorgio a Cremano. Poi ancora eh, da Napoli: racket e droga in cella. Abbiamo sentito la Chanel del Clan Pesce a pianura. Dell'auto a Torre Annunziata con 19 panetti di hashish arrestata la nipote del boss lepre, trasporti del caos, lavoratori in protesta eh, da cinque giorni e poi gli scontri a fuori grotta durante la convention di Salvini scarcerati i due manifestanti. Da Napoli andiamo adesso sulla sezione di Avellino. Ariano Irpino, ci avete privato delle nostre abbuffate. La domenica raccolta umido ridotta e naturalmente ci sono anche conseguenti disagi per la tavola. La singolare, la singolare eh, lettera di Gaetano Cuoco pubblicata dal nostro Gianni Vigoroso. Ancora a scorrere da Avellino, andiamo a Bellizzi, il nostro municipio cade a pezzi e non è il problema peggiore. Le interviste raccolte dal nostro Andrea Fantucchio ai cittadini di Bellizzi, edifici costati milioni, inutilizzati e spazi pubblici inesistenti. Ancora da Avellino il parco Palatucci brucia, la rabbia sale, degrado senza fine. Eh, ieri Bruciavano le sterpaglie, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, l'occasione anche per un viaggio in quello che doveva essere il monumento allo sport e all'aggregazione, appunto il parco eh, Palatucci, lì su Via Morelli e Silvati, eh, ridotto nel più totale degrado, nel più totale abbandono. Vediamo il servizio. Fiamme al parco pubblico Giovanni Palatucci di Via Morelli e Silvati ad Avellino, una colonna di fumo bianco si è innalzata all'interno dell'area verde che affaccia su Via Filippo Visconti arrivando fino alle case popolari. Sterpaglia a fuoco i cittadini indignati per quanto accaduto tra l'indifferenza dei passanti e la rabbia è davvero tanta. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Avellino che ha prontamente domato le fiamme ma resta il disappunto per quanti hanno assistito negli anni all'abbandono e al degrado della struttura lasciata al suo destino. Purtroppo qui ci sono delle persone, sia straniere che eh, un po' di tutto, che molte volte si creano dei problemi qui, come avete visto, vari incendi oppure c'è molto degrado. Là dietro, prima ci stava, ci stava un montone di, di cartoni del vino che arrivava. Altezza busto, cioè una cosa esagerata. Ci hanno portato i ragazzi a fare un giro, i ragazzi del quartiere che sono davvero indignati. Qua ci stavano le altalene, come ho detto, là ci sono le costruzioni dove si saliva, si scendeva, si arrampicava. Cioè era. Era molto carino anche per i bambini, soprattutto quando io ero piccolo mi ricordo che ci venivamo sempre qua. Passeggiando all'interno dell'area lo scenario è davvero impietoso. Quel dedalo rigoglioso di verde e natura si è trasformato negli anni in un inferno di degrado e sporco. Prima era molto affollato, ma invece da quando siamo noi qui dal 2005 è disabitato proprio. Siamo abbandonati da Dio Cristo da dieci anni. E ancora da Avellino cresce l'attesa dei tifosi Irpini per Avellino Novara di sabato. Abbiamo raccolto con Marco Festa gli umori dei tifosi ai botteghini perché è iniziata la prevendita promozionale. Sapete settori a 4 e 5 euro per sabato. I supporters applaudono l'iniziativa della società biancoverde, l'ultima slide. Da Avellino ci porta ancora Bellizzi con i campetti da calcio distrutti. Noi ragazzi lottiamo da soli contro l'incuria e l'abbandono. Andiamo sulla sezione di Benevento, la Vastoviglia in fiamme, paura in un condominio, l'incendio ha interessato un appartamento in Via 25 luglio al rione Ferrovia. Scorrendo ancora, disoccupazione in calo grazie alle donne, boom di assunzioni Rosa. Ancora la disoccupazione, i dati sono in calo, ma i giovani vogliono scappare dalla provincia di Benevento e più in generale dalla regione Campania. La cronaca acquisti sul deep web con carte clonate, giovani denunciati, gli agenti della mobile si sono finti corrieri per identificare i tre che ricevevano la merce e ancora L'ultima slide sulla mensa con il sindaco e l'assessore che incontrano i dirigenti scolastici. Archiviata l'eventuale ripresa per quest'anno si guarda già a settembre. La sezione di Caserta striscia la notizia: Luca Abete massacrato di botte in piazza a Caserta, calci e bastonate senza pietà. La brutale aggressione. Eh, Luca Bete è intervenuto proprio ai microfoni di Otto Channel, L'abbiamo raccolto il suo eh, racconto shock. Andiamo avanti da Caserta, sequestrate abitazioni destinate a centro accoglienza per migranti a San Nicola La Strada, poi ancora cronaca a Mondragone, trovata in possesso di Marijuana. Arrestata una nigeriana. Falciano del Marsico, agente penitenziario, si uccide davanti ai genitori e al fratello. La tragedia eh, ieri, eh, il proiettile ha ferito anche il fratello del 46enne eh, suicida. E poi, abete aggredito, interviene anche Cirielli, Minniti espella questi selvaggi. L'appello al ministro dell'interno arriva dal deputato. Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, dopo la brutale aggressione a Luca Abete. In chiusura andiamo sulla sezione di Salerno: l'attualità niente assunzioni al comune, per i sindacati solo un bluff. Rigettiamo la proposta dell'ente, dicono che è necessario dare risposte ai giovani e abbandonano il tavolo eh, delle trattative. E poi la morte dell'ereditiera 82 anni a Nocera Inferiore, indagate 10 persone perché si sarebbero appropriate dell'eredità dei beni eh, della donna. Scorrendo ancora eh, Salerno, l'attualità scomparso da casa da 5 giorni, ore di angoscia per i familiari di un 43enne Matteo Russo, il suo caso è arrivato anche eh, alla trasmissione di Rai 3, chi l'ha visto? E poi Monte Corvino Rovella, rubano 57 quintali di legna, arrestati tre uomini, sono stati fermati dai carabinieri ieri poco dopo il furto. L'ultima slide da eh, Salerno è questa che arriva da Sarno, investita studentessa poco prima delle elezioni, ieri stava attraversando la strada, Valore per l'automobilista che l'ha travolta, fortunatamente la ragazza ricoverata, trasportata all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, se l'è cavata soltanto con una grande paura dopo essere stata sottoposta ai necessari controlli. Va bene, sono eh, le 8, ci fermiamo qui con l'edicola di stamattina, grazie ad Aldo Fenizia in regia, vi ricordo velocemente gli appuntamenti, dalla mattinata alle 11 c'è ancora il touchscreen con gli ultimi aggiornamenti. Poi spazio alla simpatia, alla comicità di Gianrico Mancini con il suo Prova c'è ancora Tonino. Altro aggiornamento dal touchscreen a mezzogiorno, per poi arrivare alle 14 con il consueto appuntamento con 8 Channel News. È tutto, grazie e buona giornata. Arrivederci.